Buongiorno a tutti e a tutte dalla redazione di Eco Reporters di Usini. Io sono Rossana Marra. E io sono Iris Militano e oggi ci troviamo nel cuore del paese per intervistare alcuni cittadini e le cittadine di Usini sullo smaltimento dei rifiuti prima della raccolta differenziata. Andiamo! Buongiorno signora. Buongiorno. Come si chiama? Giuseppina. Quanti anni ha? 80. Esistevano le cassonette ai suoi tempi? No. No cara, niente. Esistevano solo i mondezzai. E noi buttavamo la spazzatura nei mondezzai. Poi passavamo col carretto, col cavallo, si portava la spazzatura in campagna, come le tane. Pinna Donatella. Quanti anni ha? 44. Quando era piccola, come veniva smaltita la spazzatura? Avevamo una campagna con tanti animali, quindi il più che altro si smaltiva la roba da mangiare, patate, le bucce, i limoni, la roba si smaltiva dando agli animali quello che si poteva, però tutto il resto non era come oggi, devo essere sincera. C'era la discarica? Aveva a casa, in cortile, un angolo dove si buttava la mondezza. Una volta all'anno si portava, era già macerata, e ognuno la portava nella sua campagna, serviva come letame, dicevano. La discarica nostra era le campagne, si buttavano nelle campagne e lo usavamo come concime. Il paese era più pulito di oggi? Ognuno il suo pezzo di strada se la puliva. Ah. Chi era pulito, era pulito. Beh, certi posti sì, certi posti no. Ognuno si faceva la sua strada, nella strada della sua casa, eccetera. Non è che erano imballati come oggi, c'era il latte nel cartone, cosa usavate? Si andava in latteria, si portava un contenitore e compravamo un litro, mezzo litro, quello che serviva. Sfuso, c'era la carta apposta, si pesava e si dava così tutte le cose. Ai tempi nel latte non si usava il cartone, che cosa usavate? I bidoni di latte. Non si andava a comprarlo al supermercato? Non credo, beveva il vero latte, dalla pecora al bocca. Si trova bene a fare la raccolta differenziata? Sì, quando avevamo un cortile dove si buttava la mondezza, volere o no, un po' di odore. Lei fa la raccolta differenziata? Certo, perché è un'attività. No, non mi trovo bene. Perché? Perché qua a Usini io faccio la raccolta differenziata, però molte volte arrivo qua ai bidoni e specialmente quelli proprio della differenziata lasciano i bidoni buttati per terra e anche qualche rifiuto. E quindi io sono costretta a pulire. Io non voglio essere critica con le persone che fanno questo lavoro, però se tu prendi un bidone per svuotarlo o lo rimetti a posto, e se cade una cosa per terra la raccogli, perché io ogni mattina che arrivo nella mia attività spazzo quello che dovrebbero fare loro. È utile la raccolta differenziata? Moltissimo, 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 la dovrebbero fare tutti. Perché? Perché poi se voi avete visto in televisione, ieri c'era un'isola enorme che galleggiava in mezzo all'oceano piena di rifiuti e poi ci lamentiamo. Grazie. Prego, arrivederci.